Der Pelzmantel musste heute fertig sein. Mein Mann kommt aus New York zurück und ich möchte ihm eine Überraschung machen. Nein, nein, ich zahle. Ich möchte ihm zeigen, dass ich meine Ersparnisse gut administrieren kann. Gut? Sind Sie einverstanden? Ach, entschuldigen Sie, aber es ist jemand an der Tür. Auf Wiedersehen. Bisogna rivedere tutto! Lei? Bisogna rivedere tutto, signora! Cosa? Tutto! E non ci ho dormito stanotte, non ci ho chiuso occhio, è stata la fine del mondo! Come? Non le sono bastati i tempi supplementari, no. Eh? No! Voglio la rivincita! Siccome ho rimandato la partenza per l'Australia e tenevo un altri 20 milioni, dico che faccio, rilascio un banga? Eh no, ma io vi rimangono fra compatrioti, dico bene, perché non facciamo una ripetizione, un replay? È stato meraviglioso per inciso. Ah, le piacerebbe? Non sono mica una prostituta, io vado via, eh? Ieri era ieri, lei mi ha ubriacata, mi ha plagiata, non so neanch'io come è successo. Vabbè, ma mi pare che ti è convenuto, eh? Oh, dagli un'occhiata, qua ci stanno altri 20 milioni, guarda un po'. T'ho fregato! Guarda, tutti per te. Oh, mica sono bruscolini questi qua. Questi sono sordi veri. Ma io di lei. Vabbè, io te do di lei, ma lei però, che mi dai? Eh? Ma cosa ti messo in testa lei? Legale. Ma che mi sono messo in testa? Niente, una volta più, una volta meno, che vuole che sia. Vada via! Juvent. Come dicevano l'antichi, coito ergo sum. E poi domani parto per l'Australia e lei non mi vedrà più. Non si può negare l'estremo saluto a un emigrante. Aiutamosi fra compatrioti. E lei lo chiama saluto questo? Un caro saluto, più caro di così, 20 milioni! Ma cosa fa? Dove va? E si riprende i suoi soldi! Ah no, ormai i milioni li ho ritirati e mo te li tieni, domani parto, le banche sono chiuse, non mi crea altri casini, signor per inciso! Deve essere proprio matto. È pazzo! Ma dove va? Dove è andato? In camera da letto! E con la federa in testa poi! Sì, per inciso! Lei mi fa il piacere di rivestirsi immediatamente. Fra poco arriva anche la cameriera, ha capito? E noi famo un tempo, ci famo una svertina. Ah, io! Una parola, cara quando sei cara, cara quando sei cara. Ma che cara è cara? Non ci speravo di vederla qui. È stata molto gentile accettare il mio invito. Dovevo venire comunque. Sto aspettando qualcuno. E poi si tratta soltanto di un saluto fra amici, no? Come si dice, in un aeroporto c'è gente che va, gente che viene. Lui arriva tra un'ora. Il mio aereo parte fra 90 minuti. Che strana coincidenza, non gli pare i casi della vita? Eh sì, potrebbe quasi sembrare la romantica fine di un romanzo d'appendice. Un addio come in Casablanca, Ingrid Bergman Vriboga. Vriboga, non ce la presente? Due persone, due destini... È un aereo che parte verso l'Australia, laggiù, in mezzo ai canguri. Non gli scappa ad andare al bagno? No, perché? Se io fossi lei ci andrei, eh? Non sia ridicolo, su. Sì, se va nel bagno delle donne, secondo a destra, sopra la cassetta dell'acqua c'è sta un regalino per lei. È proprio nel bagno? Sono gli ultimi 20. Gli ultimi 20 cosa? Milioni. Tanto parto per l'Australia, c'avevo gli ultimi 20 milioni che facevo. Me li portavo appresso e li mettevo nella panza dei canguri? Faccia conto, per inciso, che sia il regalo da Dio. E così li ha lasciati nella toilette? Lo dicevo che lei è matto. È un sacchettino. Chi vuole che se lo pigli? Tanto in Svizzera non ruba niente a nessuno. Mi ruberanno, però se lo trovano lo portano alla polizia. Comunque sono affari suoi, io non li prendo. Io lo lascio là. Faccia un po' lei. Addio. Auf Wiedersehen. Volevi via regalo senza ringraziare? Zitta! Sta arrivando gente! Morgen! Achtung bitte, es wird der Abflug der Maschine Nummer 202 der Air France nach Paris bekannt gegeben. Ausgang Nummer 7.
È la gamba matta. Via così, quando sono nervoso. Questo è il suo soschetto, io vado. Ma insomma, come sei ganza? Mi lasci, mi lasci! Non parli, non parli, quello che ci dobbiamo descriviamocelo. Tanto a me, le pene non mi mancano. C'ho pure un mennarello. Tu la smetta! Oh, insomma, mi lasci e guardi che sennò chiamo qualcuno, eh! Mi lasci! Senta che ci possono sentire. Che mi rispondi? Insomma, mi lasci scrivere almeno, no? Così bella. Ist was los? Nein, ich fühle mich nicht gut wegen dem Fluge. No, l'orecchino no, eh. Ma non vuoi cosa? In silenzio? Achtung, die Nummer 719 wird durch Ehe kommt am Ausgang Nummer 5 aus New York an. Attenzione prego, è in arrivo il volo numero 719 della Swissair proveniente da New York, uscita numero 5. London Swissair, via Robert Saxon Drive, 64 Ignazio! Oh, cocchina, ciao! Tutto bene? Sì. Credevo che non ci fossi. Com'è andato il viaggio? Bene, bene. Anche se sono stufo di montare e scendere da ste carette. Meno male che le hostess erano carine. Ah, è così, eh? Almeno quello, eh. Oh, caro Salvatore, che sorpresa! Come va? Commendatore illustrissimo. Ehi, come mai già qui? Sono stato costretto a anticipare il viaggetto per un motivo personale. Motivo personale? Senti, ma nessun problema con le mie lirette? Modestamente in velluto, commenta tu. Ah, bravo. Non fa per dire, ma per me passare la frontiera con i miuni è un gioco da ragazzi, per inciso. I 60 miuni? Sì. L'ho consegnati alla signora, nelle mani d'essa medesima. Bravo, Salvatore. Allora lunedì passi nel mio ufficio a Milano che ti faccio l'assegno, eh? Non si preoccupi, commendatore, non c'è fretta. Dando io... tolgo il disturbo. Cosa fai? Riparti subito? No, c'ho un'altra commissione per un altro commendatore da fare. Ah, comunque tieni pronto ancora per me il mese prossimo, eh? È sempre un piacere, mi creda. Ciao, caro. Signora, i miei ossegui. Regà, ma è un partito, sai. Come esporta i soldi lui, non gli esporta nessuno.